Hai ancora dei contatti in prigione? Ho già chiesto di far scivolare il nostro uomo nella doccia. Sono corrotti, ma non così tanto. Mi faccio arrestare? Beh, certo. Ma che cazzo ti salta in testa? Il testimone che cerchiamo non è nessuno. Era solo nel posto sbagliato. Non cercava me. Non voglio ucciderlo. Solo fargli capire che posso raggiungerlo ovunque e quando voglio. Ottimo piano. Mi piace. Cerco una mappa del posto. Tu entra e poi ti guido io. Ti serve niente? Il telefono. Cristo, ma sei fissato. Devi disintossicarti. Jordi, mi serve il telefono. Me lo toglieranno appena entro. Sì, lo so, ti prendo in giro. Conosco un tipo. Mi deve un favore, avrai il tuo telefono. Guarda dove vai! Ehi, conosci qualche buon posto in cui mangiare da queste parti? C'è così tanta scelta. Cazzo di sitio S. Non si può nemmeno pisciare un figo. Valen Correctional Center. Recentemente hanno potenziato la sicurezza con tecnologia Bloom. Serrature centralizzate e sorveglianza automatica. Se l'avessero chiuso in una prigione più vecchia sarebbe stato un problema, ma il motto della Bloom ha ragione. La tecnologia rende la vita più facile. Fermo! Getta l'arma! Faccia a terra, ora! Mani dietro la testa! Forza! Dì a Jordi che siamo pari. Fermo! Yes. Dai. Never again! Smith! Posso registrare 20 minuti, stronzo! Piantala! Jordi, sono dentro. Era ovvio. Ora piantala, avrei dovuto mandare te qui, la colpa è solo tua. Cerca di rilassarti un po', altrimenti ti ritroverai in isolamento e non potrò farti uscire. Cerco il programma di oggi. Ti faccio sapere. Jordi, ho qui il programma. Dov'è il cortile per l'ora d'aria? In alto. Hai votato per Rushmore? Nel caso, scusami. È colpa mia. Questa è roba molto grossa. Sapevamo quando... Abbiamo mirato a un target. Il CTOS ha stabilito il messaggio che la gente voleva sentire. Diretto e in bella vista. Persino io ho votato per lui. Ovviamente, ordini dall'alto. Se
fatto schifo. Bene, la sua faccia sembrava un quadro di Picasso. Brutto come la morte, ma facile da trovare. È qui in giro. Ehi là. Devo farti scendere dal tetto. Di trasferirmi. Voi chi siete? E dov'è il mio avvocato? Dove? Dove stiamo andando? Rispondetemi! No, voglio vedere un le carte! Zitto. Voglio il mio avvocato! Ti portiamo dal tuo avvocato! No, non potete! Dopo averti dato che una ripassata, farmi? Però! Non vengo con un gruppo di corrotti! Zitto. Cazzo! Merda, devo raggiungerlo prima che lo ammazzino. Questo sì che è un problema. Le guardie hanno il nostro uomo. Cazzo, sono nei sotterranei! Continuavano a fare i loro sporchi affari anche da qui dentro. Meno male che ci sei tu a riportare la legge nel sistema carcerario. Non c'è nessuno. La porta è aperta. Non è scattato l'allarme, guardati le spalle. Cosa ci facevano due sanguisughe come voi allo stadio? Facevate affari tagliandoci fuori. Pensi che non abbiamo amici in alto? Una fetta spetta anche a loro. No, ve l'ho già detto. Non erano affari. Ci hanno chiamato! Qualcuno ci ha incastrato! Basta stronzate! Vi avevamo già avvisato! Credi che non ti faremo a pezzi, eh? Basta, vi prego! Vi ho detto quello che so! Lo giuro! Vi prego, la verità! Del tuo amico? Che gli è successo? Dov'è ora? Maurice! Che cazzo ne so! L'hanno preso! Forse lo hanno ucciso! Di chi parli? Non lo so! Fuori i nomi! Voglio i cazzo non di nomi! Non so niente! Ma li hai guardati bene, non è così? Thank you.
sparano! Mi sparano! Sono nei casini! Aiuto! Aiutatemi! Rilassati. Tu sei qui? Ma come hai fatto a entrare? Guarda, è stato facile. Le prigioni di massima sicurezza sono progettate davvero male. Ci conosciamo? Cosa? Ci conosciamo. No. Non ti ho mai visto, amico. Lo immaginavo, sì. Quindi ti hanno dato 60 giorni. Buona condotta, me ne esci fra 30. Cosa c'è scritto qui? 60 anni? Ma che cazzo stai facendo? Ti mostro un futuro alternativo. Nel caso ti venisse voglia di parlare con qualcuno o di fare un patto con la polizia. Ci siamo capiti. A tutte le unità possibile evasione. Si tratta di un marchio bianco, Joe Smith. Ci serve un'unità in lavanderia. Abbiamo perso il segnale. Ok, andiamo. Jordi, è fatta. Fantastico, immagino che non vedi l'ora di uscire da lì. C'è un pacco regalo in arrivo per te. Dove? Non temere, lo vedrai. Il nostro incontro è stato spiacevole. Però non ti ho ucciso. Eravamo amici. Ti ho insegnato tutto. E ora sei uno dei migliori hacker. Sei tu quello di cui parlano? Il giustiziere? Hai parlato di un secondo hacker al Merlot. Ma questo l'abbiamo sempre saputo. Hai scoperto dell'altro? Ah, ti interessa, vero? Vediamoci e ti dirò tutto. Parla. E poi vediamo. Ma no. Stavolta le regole le ho detto io. E poi dobbiamo rifarci dall'ultima volta. Non vedo l'ora, Aiden. A presto.